Ciao amici! Ciao a tutti amici di Niente Spoiler, eccoci! Eccoci qua, finalmente Fabio, la nostra prima ragazzi, recensione prima ufficiale di Niente Spoiler. Tra l'altro, come potete vedere, questa volta è ritornato con noi il nostro super regista Ricky Deep. Vogliamo grazie bene Ricky, grazie di esistere. Ricky, perché finalmente avrete un video decente. E... ma noi l'altra volta avevamo avvertito, era giusto un video per dirvi che insomma eravamo lo sapeva, con voi, lo che sapeva. Vediamo bene, che questo è il nostro nuovo progetto. Ma partiamo subito carichi, Fabio, perché ragazzi questa settimana esce Ocean's 8, finalmente, attesissimo e soprattutto vediamo se si riprende un po', perché come sappiamo la saga insomma ha iniziato un po' a traballare, no? Gli ultimi, il primo è andato bene, abbastanza. Poi esatto, gli altri è stato un po' un calare come incassi, quindi speriamo che questo cambio diciamo di rotta, perché non c'è più Soderbergh alla regia. No, Soderbergh si limita a produrre, però qui c'è proprio un cambio di rotta totale, perché i protagonisti non sono più i nostri amici Bonanzi, George Clooney, Brad Pitt e i compagni, ma sono tutte donne. Esatto, come potete vedere dalle immagini del trailer abbiamo questa schiera di donne, direi una più figa dell'altra. E che donne, perché Sandra Bullock, Kate Blanchett, Sarah Paulson, che la ritroveremo, l'abbiamo ritrovata in American Horror Story, certo. Rihanna, Anne Hathaway, insomma, devo dire che il cast è alla grande. Però devo dire che mi ha lasciato un po' così, ci ha lasciato a bocca asciutta Julia Roberts, sì, che era una delle protagoniste dei precedenti film della trilogia di Soderbergh, che qui non c'è, neanche fare un piccolo cameo, niente, quindi insomma... Non si sa perché, non è uscito niente su questa cosa, quindi noi non sappiamo se gliel'avessero proposto, se l'ha rifiutato, oppure se semplicemente non gli è mai stato chiesto, o insomma, non si sa. Comunque, noi non vediamo l'ora di vederlo, Fabio, vi consigliamo di guardare i precedenti, anche se è un film che si può guardare staccato dai precedenti. Assolutamente sì, questo è uno spin-off, anche se comunque è collegato alla trilogia di Soderbergh. Questo è un racconto un po' della sorella di Annie Ocean, esatto. Della sorella di George Clooney, interpretata da Sandra Bullock, che qui costruisce questa squadra per fare questo furto a una collana, insomma. Vedremo delle belle. Tra l'altro nel trailer dice che è 5 anni che progetta questo colpo, quindi sarà il colpo del sangue. Sarà il colpo del sangue. A me fa molto piacere, da un lato ti dirò, vedere questo ritorno, più che ritorno, diciamo, è proprio un andare verso le donne, certo. Quindi un cinema che diventa donna in tutto e per tutto. Come sappiamo ci sono tanti problemi, soprattutto lavorativamente parlando, ad Hollywood, perché le donne hanno uno stipendio minore rispetto agli uomini, questo purtroppo in tanti ambienti lavorativi, però diciamo che io sono convinta che il cinema a suo modo stia facendo una piccola rivoluzione, perché se tu guardi nel sociale sta facendo tante piccole battaglie, il cinema che le porta avanti in modo silenzioso, ma ci sono. Una fra queste è mettere anche un cast tutto al femminile. Voi direte sì, magari non cambia niente, perché poi non è che si alzano gli stipendi, è vero anche questo, però io sono convinta che anche questi piccoli input lasciati poi alla fine producono qualcosa, quindi andiamo al cinema a vederlo. Noi ragazzi poi arriveremo con la recensione, quindi non vi preoccupate, e che dire, ci vediamo su Niente Spoiler.